Finalmente però, dopo aver incontrato quel ragazzo poco raccomandabile di nome Pyrex, posso tornare a casa. Però c'è qualcosa che mi puzza. Oh, oh mio Dio, ma è lui? Sì, ragazzi, è lui. Sta parlando con un tipo. Ah, senza farmi vedere, mi devo assolutamente avvicinare e sentire cosa dicono. Però proprio non mi vedano. Eccoli lì. Ah, provo a spostarmi un po' di qua. Ehi, senti, devo rincontrare quel contrabbandiere. Sì, proprio quello con i capelli verdi. Devo spiegargli un pochettino la situazione, poi è il mio grande amico, non lo vedo da molto tempo. Non mi dispiacerebbe rincontrarlo e magari concludere qualche nuovo affare. Sì, va bene, non preoccuparti. Dimmi semplicemente cosa gli devo dire e lo vado a riferire. Tranquillo, nulla di complicato. Digli semplicemente che ci incontreremo domani sera, a casa sua. Ho bisogno di spiegargli un bel po' di cose. Detto questo, vai, puoi anche andare ora. Oddio, ora si muove, ora si muove. Non mi devono assolutamente vedere, io scappo diretto da qua. Ok. Ho paura perché potrebbe uscire da quella porta lì. Ed è meglio assolutamente che non mi veda. Quindi si incontra con un suo amico, eh? Quello con i capelli verdi, tra l'altro. Mi ricordo di lui. È quel ragazzo che mi aveva comprato il respiro di drago e l'Understar. Quindi anche lui c'entra con loro. Beh, in effetti era abbastanza ovvia come cosa. Detto questo, da queste parti, se non sbaglio, c'era una ragazza che girava e mi vendeva le Pokéball. Non sarebbe male rincontrarla, potrei farci sempre buoni affari. Però ora che ci penso, forse è meglio se vado da Machi prima di andare a casa. L'informazione che ho appena scoperto è veramente, veramente interessante. Potrebbe aiutarmi a capirci qualcosa di più di questa storia. E magari anche a scegliere effettivamente, perché sono stato messo davanti a una scelta veramente difficile. Entrare a far parte di quel gruppo di contrabbandieri, oppure no. E ho paura delle conseguenze di questa scelta. Detto questo, sì, penso che andrò da Marci. È notte, piena notte, quindi penso che sarò da lui di mattina. Magari non si arrabbierà come l'ultima volta che è suonato da lui in piena notte, dai. Pika pika. Marci, Marci, fermati! Fermati! Stano? Ti stavo cercando! Ho delle novità da dirti! Fermo, fermo. È una cosa stranissima quella che è successa, perché stavo proprio pensando a qualcuno che potesse venire da darmi una mano sul Piplup. Non vorrei che tu fossi venuto per questo motivo. Senti, è successa una cosa. Praticamente io ho parlato ieri con uno del mio villaggio, almeno penso sia uno del mio villaggio, insomma, è un contrabbandiere, si chiama Pyrex. E Ok. praticamente mi ha detto di aver sparato al mio. E Cosa? sì, perché voleva una cosa che avevo io e lui lo No, sapeva, aspetta. non so come hanno fatto a saperlo. Cioè, tu credi che possa essere stato lui a sparare al mio Piplup? E perché? Non ne ho la minima idea, però sai come se ha sparato al mio Pokémon, dico faccio uno più uno, potrebbe aver sparato anche al Ok, tuo va Piplup. bene. Questa è una cosa assurda, va bene. Hai in mente qualcosa? Cosa possiamo fare? Gli vado a chiedere se è stato lui. Non lo so. No, Cosa no, dobbiamo fare, no, Tano? fidati, è brutta gente, è meglio non immischiarsi troppo, però. E cosa devo fare, Lui. Tano? Dimmi dove lo vado a cercare, fa niente, lo Ho un'idea, affronto io. so già tutto io. Praticamente ieri le ho detto che andava a incontrare una persona che non vedeva da molto tempo, allora l'ho pedinato e ho scoperto che si deve incontrare stasera con quella persona in una casa, che appunto penso sia la sua casa, non ne sono sicurissimo. Però se vuoi Ok. ti ci posso portare, è Sì, vicino al mio villaggio. ti giuro, va benissimo, ma la vera domanda è perché ha sparato al tuo. Cioè, ci sarà un motivo, te l'ha detto. Cioè, sta cosa non ha senso, perché avrebbe dovuto sparare anche il mio Piplup? Purtroppo, Marci, come tu saprai, io mi ero portato degli oggetti che ritenevo preziosi e ho fatto una specie di rituale, avevo praticamente un soffio di drago che è parecchio, non è raro, però la gente non vuole affrontare l'Ender Dragon e quindi era diciamo un oggetto che loro volevano e per questo mi hanno tipo tirato in inganno Cioè, insomma, tu mi hanno hanno visto sparato per il passare. soffio di drago? Sì, praticamente Va per il soffio di bene. drago che serviva per resuscitare una persona, appunto col Ok. capito Pyrex. L'unica cosa che ci serve è andare nella tua isola e arrivare lì. Cos'è, sarà stasera al tramonto, hai detto. Va bene, andiamo, mettiamoci subito in viaggio. Va bene, andiamo. Vuoi andare a nuoto? Vuoi andare? Fammi capire. Non è molto distante, potremmo L'acqua è fredda andarci. qua. Lo so, ma verso la mia isola è già più calda. Andiamo. Andiamo. Oddio, è freddissima! Sì, tranquillo, dura per poco. Tano, è freddissima! Ah, guarda, già tra qualche metro dovrebbe essere più calda, Com'è le correnti possibile? sono differenti. Scusa, ma per venire da me, tu sei ogni volta così? No, no, in verità io passo dal centro, è più comodo, c'è un ponte. Passare nel centro! Non era male come idea, ci devo Ok, pensare prima. questa sembra un pochino più calda. È Qua si sta freddissima! meglio, qua si sta È assolutamente freddissima! meglio. Esci subito che è meglio, mi sa. Ok, eccomi qua. Oh,
Oh, qui anche caldino, oh. Va bene, Marcella, seguimi. E cerchiamo questo il villaggio prima di tutto. No, e poi la casa di Pyrex. Sono a pezzi. Io sto vedendo che il sole sembra che stia tramontando. Quindi dovremmo essere. Fermati. Lo sai che forse la casa è direttamente quella laggiù davanti a noi? Non ne sono sicurissimo. Potremmo andare a controllare. No, ok, quello è il villaggio. Quindi dovrebbe essere qua nei dintorni. Occhi aperti, okay. Ma tu sai bene dov'è? Io purtroppo non so niente, Tano. È calda l'acqua qua? Sì, qua tranquilla, è caldissima. Ok. Vedi, la casa io mi ricordo più o meno dove si trovava. Diciamo che vada a memoria. Ma comunque la ritroviamo, tranquillo. Ok, Marci, vieni qua. Dovrebbe essere dritto da questa parte più o meno. Ok. Tra un po' si dovrebbe anche già vedere. Appena usciti dal villaggio si dovrebbe intravedere. Va benissimo, va benissimo. Io non vedo niente, Tano. Sei sicuro? Sì, dovrebbe essere. Cioè, lo vedi? Qua c'è il fiume. Sul lato del fiume c'è una collinetta. E dovrebbe essere dietro la collinetta. Ma ti ho superato io, Tano. Aiuto. Stai attento ad andare troppo veloce. Comunque già da lì dove siete dovresti vederla. Tano, fermo. Vedo una casa. È quella? Mi sono nascosto. Aspetta. È quella davanti a noi? Sì, è quella. Però la vedo ancora abbastanza male perché c'è parecchia nebbia. Da me. Ok. Che ci possiamo avvicinare comunque. Ok, ci possiamo avvicinare, sì. Cerchiamo di fare il giro lungo. Facciamo il giro lungo perché comunque è sera, tramonto, quindi in teoria siamo giusti. Stiamo attenti perché loro si devono incontrare di sera. E quindi io non so nulla. Cioè, potrebbero essere già lì tutti e due. Magari stanno arrivando e ci vedono. Stiamo attenti, Va bene. Non fare rumore. E non andare in acqua. Stai attento. Andiamo piano in acqua. Qua c'è le ninfe per saltarci sopra. Perfetto. Ecco, l'ho missata. Un'altra Anch'io, volta. Tranquillo. Ok, ci siamo. Avviciniamoci una finestra, piano piano. Secondo te riusciamo a spiare dalla finestra? Guardiamo da lontano magari. Ok, dobbiamo passare per forza qua sui rami. Ah, non è che sia il massimo. Piano piano. Va, andiamo più piano possibile. Più piano possibile. Siamo vicini? Sì. Ok. Sì, ci siamo. Va bene. Come facciamo a saltare sta grata? Così. Sì, si può fare. Piano. Oh! Sì. Io li conosco. Quello lì lo conosco. So chi è. Ma quello lì, quello l'altro è Pyrex? Sì, uno è Pyrex e l'altro è la bandiera vedono? Del mio villaggio. Non lo so, non ci stanno guardando. Io li sento parlare, Tano. Sento parlare. Se mi avvicino forse anch'io. Oh, oggi ho parlato col pischeletto di Tano. Gli ho detto la verità su... Hai fatto bene. Non è da noi sparare a dei Pokémon. Ah, ma sei un bufu. Cos'ha la tua voce? Pyrex. Per lo stress ho iniziato a fumare. Ah, capisco. Comunque, siamo dei bufu. Se si viene a sapere in giro, la gente può pensare che noi spariamo ai Pokémon. Stai tranquillo. L'abbiamo fatto in buona fede. Circa. Ci serviva la presenza di Metano. Avevamo bisogno del respiro di drago. Ora dobbiamo solo convincerlo che deve stare dalla nostra. Hai sentito questo rumore? Sì, fa nulla. Ora dobbiamo convincere Metano. Mi raccomando, nessun altro sparo, sia chiaro. Non siamo malviventi, ma rispettiamo i Pokémon. Va bene, gang. Tano, scappiamo, via. Ma secondo te ci hanno sentiti? Aspetta un attimo, prendo una torcia. Sì. No, non accendere, potrebbe fare troppa luce. Aspetta un attimo. Ma poca luce, tranquillo, andiamo. Andiamo. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo? So. Scappiamo da un albero. Vieni in acqua. Andiamo dall'altra parte. Lo vedi quell'albero là? Sì, ti seguo. Mamma mia, Tano, sono preoccupatissimo. Pure che ci becchino. No, ormai siamo lontani. Ok, mettiamoci qua dietro. Ti devo dire due cose. E nemmeno loro c'entrano. E allora, Tano, ma che cavolo è stato? Chi? Io non so più dove indagare. Cosa fa? Cioè, giuro, mi sta venendo a piangere. Io voglio capire chi è stato, chi è qualcuno che è contro di me. C'è qualcuno che è contro di me, se non sono nemmeno loro. Chi può essere stato? Beh, Marci, forse è più semplice di quel che pensi. Cioè, chi hai incontrato a parte me? Io ho incontrato te, Eren, poi altri. Non so se lo sai, c'è anche Tech, c'è anche Martina, ho incontrato Matteo. Poi ci sono anche gli abitanti dell'isola che ho conosciuto dei bambini. Io non lo so, cioè... Allora ci sono tutti, ma senti, se fosse stato qualcuno di loro? Ne sei davvero certo che potrebbe essere stato uno di loro? Beh, come ho avuto dei sospetti su di te, potrei averli su di loro, ma loro non c'erano lì. Com'è possibile? Io non so più che cosa pensare, Tano. Non lo so, ma non si può essere certi di niente. Dovremmo indagare. Indagheremo ancora e ancora, Tano. Tu sarai un fedele amico se vorrai aiutarmi, insomma. Beh, sì, tranquillo, ci sono sempre. Beh, allora, Marci, io vado. Ci vedremo poi, dai. Sarà meglio tornare verso il villaggio, dai. No, che succede? Ma, ehi, che ci fai tu qui? Tu... Hai parlato troppo e adesso vieni con me. Pika pika.